Gentili signore e signori, buonasera, bentrovati presso la Rosa dei Venti di Candela, dove stiamo per dare inizio a questa serata, che è una serata in cui andremo a presentare la stagione sportiva 2022-2023 dell'Associazione Civili Scandela, una formazione che disputerà il campionato di terza categoria campana. Io saluto e ringrazio tutti i gentili ospiti che sono qui con noi questa sera e tutti i tifosi collegati che ci stanno seguendo anche sui canali ufficiali della società. Siamo in diretta sulla pagina Facebook playnews24.com e siamo pronti a dare il via a questa serata in cui andremo a presentare i volti e i piedi, perché no, di questi calciatori che saranno poi i protagonisti di questa stagione, che auguriamo sia ricca di fortune. E proprio per cercare di dare il via a questa stagione nel migliore dei modi, propongo un bel applauso per riscaldare la serata e per iniziare ad avvicinarci a questo percorso che ci vedrà protagonisti in questa stagione sportiva. Allora, è arrivato il momento di presentare questa società nuova, una società che è nata nella scorsa annata e che ha conquistato già i primi risultati importanti. Ci sono quelli del campo, ma ci sono quelli che hanno dei valori importanti, diciamo, perché questa società ha vinto un importante premio nella scorsa stagione, un premio che vi presenteremo questa sera. E noi non possiamo che non iniziare la serata con l'ideatore, il presidente di questa società. Invito quindi a raggiungermi qui con noi Michele Saracino, eccolo qui il nostro presidente. Buonasera Michele. Allora, Michele, quanta emozione nel lanciare questa nuova stagione sportiva? Sì, l'emozione è tanta, ma sono certo che i ragazzi mi daranno ancora più emozioni più avanti durante l'annata. Il progetto è ambizioso, voglio dirlo, perché raggruppare così tanti ragazzi del nostro paese non è stata cosa facile. Ci abbiamo messo tanto impegno, abbiamo iniziato in due, io e Andrea Quaglia, che adesso non c'è, ha cambiato vita, si è trasferito in Francia, era parte attiva della società e anche calciatore. Poi pian piano abbiamo allargato lo staff dirigenziale, senza dei quali, posso dirlo chiaramente, io non sarei nulla, perché prima che uno staff di dirigenti e un gruppo di amici fantastico che si impegna tantissimo, non solo nell'ambito calcistico ma anche nell'ambito sociale, che poi è un po' quello che a noi preme principalmente, e proprio su questa base siamo riusciti ad ottenere, come dicevi tu, il successo della vittoria della Coppa Disciplina, che a mio parere è forse il premio che maggiormente ci gratifica a livello sportivo, per quello che è il nostro progetto, ma anche per quello che deve essere lo sport in queste categorie, fatto di educazione, di rispetto e insomma tutto quello che riguarda l'ambito sociale, che è quello che a noi preme principalmente. Ecco. Un territorio importante, quello di Candela, strategico, dove ci sono anche delle importanti imprenditorialità. Una di queste ovviamente ha deciso di accompagnarvi in questa stagione, non a caso. Sì, devo ringraziare tantissimo il vice sindaco, nonché il nostro sponsor Giuseppe De Vitto, che con tanto impegno si prodiga già dall'anno scorso in realtà ad accompagnarci in questo viaggio. E quest'anno abbiamo anche avuto la possibilità di confrontarci e di unirci in un vero e proprio sodalizio sportivo con l'Eraclea Calcio. Abbiamo qui un loro validissimo e un amico di vecchia data, Virgilio Caivano, che vorrei invitare qui a dire due parole al mio fianco. Prego Virgilio, facciamo un applauso a Virgilio. Testimoniare. È un grande appassionato. Per testimoniare questa amicizia che ci lega, la stima reciproca. Calcio, Virgilio, un piacere di trovarti. Allora, un mese fa ci siamo visti qui per la presentazione dell'Eraclea, questa sera invece è arrivata la volta della Civis, questa amicizia, questo progetto che vede protagonista un territorio importante che ha voglia di farsi conoscere nel calcio. Buonasera a tutti ragazzi, complimenti Presidente, grazie per l'invito, il saluto del Presidente dell'Eraclea, Gennaro Casillo, il saluto dello staff dirigenziale dell'Eraclea, di tutti, poi sono ragazzi che sono
conosciuti con noi, li conosco uno per uno da quando erano piccolissimi, così. È un progetto ambizioso. Fare calcio in queste realtà locali è sempre più difficile, perché c'è bisogno di ragazzi che giocano a calcio, e mettere insieme più comuni, più realtà, è la sfida più grande. E la Civilis è anche un laboratorio, un tentativo di mettere insieme ragazzi, di collaborare con altre società sportive, perché è soltanto insieme che si cresce. Questo territorio cresce se comincia a capire che deve stare e saper stare insieme, nel rispetto dei ruoli, nel rispetto delle differenze che pure ci sono, nella lealtà sportiva. E poi credo che abbiamo un comune denominatore, prima di chiamarlo il nostro presidente Michele, è avere un giovane amministratore, ma anche ragazzi, un imprenditore valido come Giuseppe De Vitto, è una fortuna per il territorio, è una grande opportunità per tutti, perché immaginare non soltanto sul piano sociale il calcio, ma anche come occasione per sviluppare idee imprenditoriali. Voi vedete, e concludo, portate una responsabilità, Michele lo sa benissimo, avete vinto la Coppa Disciplina. Sulle vostre maglie leggo con grande gioia nomi importanti, cioè Casillo è il calcio, ragazzi. Noi faremo un memorial dedicato a Pasquale Casillo a Natale, ne parlavamo ieri sera con Giuseppe e con Gennaro, una cosa enorme, con società che hanno visto Casillo protagonista. Voi portate questa responsabilità, perché avere quel cognome Casillo e De Vitto sulle vostre maglie significa comportarsi con correttezza, perché sono due marchi imprenditoriali notevolissimi. Il calcio è divertimento, ma è anche responsabilità, e persone che hanno come Michele lo staff dirigenziale speso non solo risorse economiche ma energie mentali per farvi giocare, per farvi divertire, richiedono questo sforzo di responsabilità. L'augurio che faccio alla Civilis è di un grande campionato, di vincerlo questo campionato, perché è vero che giocare per vincerlo e di ripetervi per quanto concerne la Coppa Disciplina, che è davvero un segnale importante per la comunità, perché quando in Campania è venuto fuori il nome della Civilis Candela che ha vinto la Coppa Disciplina, posso dire che nelle altre comunità questa cosa è molto importante, che è un tratto distintivo che vi fa onore, che fa onore a te caro Presidente. Vuol dire che hai ragazzi bravi, che chi prima di noi ha saputo far crescere bene, ragazzi che hanno giocato a Foggia, che hanno fatto i giovanili, insomma, che hanno fatto gli allievi, c'è un tessuto calcistico utile e valido. Detto questo, buon campionato, auguri a tutti ragazzi, buona serata e mi raccomando, sempre forti, grazie. Grazie Virgilio, resta con noi. Magari stringiamo una promessa, ci vediamo a fine stagione per una doppia festa di tutte e due le società, ce la facciamo. Saluto anche Bruno, saluto tutto lo staff, ci proviamo. Allora, è arrivato il momento proprio di vedere e scoprire assieme i volti, però prima le parole di Virgilio si legano a pennello con diciamo quello che sarà questa seconda parte di questa serata. Io accoglierei quindi a questo punto il vice sindaco di Candela, nonché sponsor di questa società, Giuseppe De Vitto. Buonasera Giuseppe. Ciao Giuseppe. Allora, Virgilio ha detto tanto, tu sei il collante, diciamolo pure, perché ci tenevi a essere presente per entrambe queste realtà importanti di questa città, e quindi c'è voglia di far bene a Candela in tutto questo territorio per tutte e due le squadre. Sì, buonasera a tutti, intanto un saluto a tutti i presenti, vi porto il saluto del sindaco ma di tutta l'amministrazione comunale che purtroppo non è potuto essere qui presente con noi per impegni istituzionali, ma ci sono io e sono ben felice di esserlo, perché io, caro Luca, io ho sempre sostenuto il calcio locale, non da quando faccio politica ma sin da quando ero ragazzo, perché non solo ho la passione ma perché credo nel territorio, credo nelle potenzialità dei nostri ragazzi, e quello che ha fatto Michele con Andrea, con tutti i ragazzi di Candela, è davvero un esempio virtuoso. Io ne sono orgoglioso, perché nelle comunità come le nostre non è facile mettere insieme tanti ragazzi dello stesso paese. Ebbene, possiamo dire che Michele, ma tutti voi, ci siete riusciti e state onorando la nostra Candela.
hanno vinto una coppa importante, quella della disciplina, perché lo sport appunto non è solo la vittoria della partita, ma anche e soprattutto educazione e socializzazione. Quindi come amministrazione siamo davvero felici, come sponsor ancora di più, perché crediamo in questi progetti. E quello che mi auguro, il mio auspicio, è che l'anno prossimo tutti insieme possiamo portare sempre più in alto candela. Quello che stiamo facendo noi come sponsor è un sacrificio importante, sono risorse importanti che destiniamo veramente con tanto amore alla nostra comunità, perché il nostro obiettivo è fare bene per il nostro territorio, ma soprattutto per la nostra comunità. Quindi davvero complimenti, buon campionato e a disposizione per tutto. Grazie Giuseppe, grazie ancora, buona serata. Perfetto. Allora, io direi che è arrivato il momento. Vogliamo prima vederla questa coppa? Sì, cioè, sì. Ok, allora invito a raggiungerci Nicoletta Scaramuzzo e Clelia Capocasale, che sono le ovviamente mascotte di questa società e che indossano anche le maglie. Prego, al centro, la facciamo vedere al centro. Indossano le maglie, la maglia con la quale insomma giocherà quest'anno la Civis, quindi un importante riconoscimento. Questa è la coppa che appunto ha premiato questa società, l'appoggiamo qui e ci farà compagnia per tutta la serata. Quindi un importante riconoscimento, dicevamo, vincere la Coppa Disciplina è sicuramente frutto di chi scende in campo, ma forse anche di chi sta dietro la scrivania, perché la società è quella che trasmette i valori che poi i nostri ragazzi vanno a mettere in campo. Quindi è arrivato il momento di presentarvi chi accompagnerà Michele, chi guiderà quest'anno la Civis Candela. Quindi invito a raggiungerci il vicepresidente Giovanni Saracino. Buonasera Giovanni. Andiamo avanti con il direttore sportivo Gabriele Urbano. Buonasera. La segretaria Serena D'Antuono. E poi la pattuglia di dirigenti Buccino Raffaele, che purtroppo non c'è, che non c'è. Lavoro. Claudio Pennacchio, Lorenzo Carrillo, Bruno Circello e Michele Albanese. Nel frattempo andiamo anche con le foto di rito, ringrazio anche Francesco Tavano che sta scattando per noi questa sera, ringrazio anche Antonio Pagone alla regia per la diretta su Play News 24. Quindi ancora i protagonisti, questa società che come detto lo scorso anno ha conseguito questo importante riconoscimento e che quest'anno sicuramente punterà al bis, perché la Coppa Disciplina, come dicevamo, è sicuramente un motivo di orgoglio e un motivo di rispecchiare quello che valore di un territorio che ha sicuramente dell'ospitalità il suo cardine principale, oltre a, ovviamente, a poi a voler conseguire anche risultati in campo. Quindi ci proviamo quest'anno a fare il salto di categoria e ve lo auguriamo, perché come detto il progetto è ambizioso, ma il progetto è ambizioso anche perché abbiamo degli ottimi calciatori e uno staff tecnico che adesso vi presenteremo. Ok, grazie ancora alla società, poi più tardi faremo la foto generale con tutti quanti i membri, grazie ancora allo staff dirigenziale. È arrivato il momento, Michele ovviamente resta qui con me per ovviamente presentare poi tutta la squadra. È arrivato il momento di presentarvi lo staff tecnico, in particolare partiamo dal mister Palatella Romano. Prego mister. Buonasera mister, microfono. Allora, mister Palatella ha un impegno importante, diciamo un progetto ambizioso, ma anche la volontà di perseguire ancora l'obiettivo della Coppa Disciplina. Come si motiva una squadra per questi due progetti? Ma sicuramente la Coppa Disciplina, insomma, il merito è principalmente dei ragazzi, per quanto insomma ci siano delle basi importanti da parte della società, però poi in campo, come si suol dire, ci vanno loro. Per quanto riguarda il risultato sportivo, è ovvio che insomma faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per raggiungerlo, perché poi è vero, la Coppa Disciplina dà soddisfazione, ma altrettanta ne dà il risultato sportivo. Non sarà solo a guidare questa squadra, ci sarà anche il preparatore dei portieri che accogliamo, Angelo Chieffo. Buonasera mister. Allora, Angelo Chieffo che avrà il compito di presentare, di allenare i portieri, ma non solo, di affiancare il mister, perché in una società di terza categoria si cerca ovviamente di fare il massimo in tutti gli ambiti, quindi è ancora più entusiasmante se vogliamo come progetto.
Sì, insomma, riguardo alla questione tecnica andiamo sulla stessa scia dell'anno scorso. La collaborazione con il mister che è stata importante, soprattutto nella parte finale della stagione abbiamo avuto dei risultati anche sul campo importantissimi, facendoci valere con squadre che avevano obiettivi insomma di andare in seconda categoria. Riguardo ai portieri, quest'anno abbiamo preso un portiere più esperto da fuori e poi abbiamo puntato, mi sono anche impegnato personalmente, insomma, su due ragazzi di cantera, mi sono impegnato personalmente nel coinvolgerli perché ci tengo tantissimo, che poi sarebbe sostanzialmente l'obiettivo reale di questa società, quello di far crescere i ragazzi di cantera. Ci proviamo, dobbiamo ancora lavorare, però ci sono delle buone prospettive, diciamo. E noi vi auguriamo un grosso in bocca al lupo per raggiungere questo obiettivo. Ringraziamo lo staff tecnico, passiamo a questo punto proprio ai portieri, poi dopo ci vediamo per la foto di rito con tutto lo staff, tutta la squadra. Accogliamo quindi i portieri, classe 1992, Vladut Costantino Stradulat. La pronuncia era corretta? Spero, ok, ok. Ancora con lui, classe 91, Daniele Pio Marrese, che non c'è. Giuseppe Sollazzo. E il classe 2000, Francesco Scotellaro. Allora, qualcuno di voi deve spendere due parole, perché difendere la porta del Candela sicuramente è qualcosa di importante. Uno però lo deve fare. Tiratela a sorte. Allora. Buonasera, io sono Francesco Scotellaro, ho al mio fianco Giuseppe Solazzo e Costantino, che diciamo è un portiere d'esperienza a fianco al presidente. Io e Giuseppe diciamo siamo nuovi del mestiere, come se fosse, perché è la prima volta che mettiamo piede in campo a livello diciamo professionale, e diciamo ci affidiamo anche soprattutto al mister Chieffo, ma anche comunque all'esperienza di Costantino in quanto portiere di esperienza, e ci dà anche la carica anche quando per esempio sbagliamo, non riusciamo, in quanto siamo comunque meno esperti, lui stesso a darci la carica, a dire dai, non fa niente, continuate, ce la farete. Perfetto, e noi vi auguriamo di farcela, di difendere subendo quanti meno gol possibili quest'anno la porta del Candela. Ok, grazie ancora. Passiamo alla linea difensiva, andiamo con i difensori, accogliamo qui classe 99 Carmine Padalino, il capitano classe 98 Manuello Russo, classe 98 ancora Sebastiano Infante, 2003 Sebastiano Pio Pezzano, classe 96 invece Luigi Stefanetti, anno 99 Gianluca Cardillo, anno 94 Gaetano Marrese e classe 85 Michele Saracino. Allora, è il caso di far parlare il capitano ovviamente, perché sarebbe il capitano poi Rocco Scaramuzzo, classe 98, mi perdona se l'ho saltato. Ovviamente parola al capitano, direi, quindi è il capitano che dovrà ovviamente presentare la sua squadra di difensori che fanno parte del grande squadra. Dei difensori. Però un impegno anche essere capitano. Certo, per questo volevo ringraziare la società e i compagni di squadra che mi hanno scelto come capitano. Volevo ringraziare la dirigenza che ogni giorno ci fa sentire la presenza e ci ha messo insomma in condizione di allenarci e di pensare veramente soltanto al gioco e ottenere il massimo di risultati. Un grazie particolare a Michele e ad Andrea, perché grazie al loro progetto di 2 anni fa finalmente siamo riusciti a portare una squadra di pallone a Candela, a giocare finalmente a Candela e quindi riportare anche i tifosi, che mi auguro che quest'anno siano anche tantissimi. E niente, come capitano posso solo dire che ciò mi spinge a dare ancora di più e magari ad essere anche ad esempio dei miei compagni, quindi niente, forza Civilis. Perfetto,
Diciamo che poi Candela negli anni ha avuto anche un passato importante, abbiamo avuto grandi, grandi annate, ricordiamo l'anno della promozione con Pasquale Ciccone, insomma grandi stagioni che avevano visto protagonista questa bellissima città che si è fatta notare per tanti fattori negli ultimi anni, però il calcio sicuramente dovrà tornare a essere uno di questi anche grazie all'impegno dell'amministrazione comunale nel realizzare una struttura splendida davvero che ovviamente vedrà protagoniste le partite di questa squadra. Grazie ancora al gruppo dei difensori che ci vedremo qui per la foto di rito dopo con tutta la squadra. Andiamo una linea più avanti, passiamo al centrocampo e quindi accogliamo qui il giovanissimo, classe 2006, Alessio Gizzi. Classe 98, Rocco Pio Mitola. Classe 2004, Edoardo Lorusso. Classe 94, Vincenzo Rinaldi. Anno 2003, Pasquale D'Antuono. 95 invece Michele Tocco. E leggo bene? Classe 1962, Giovanni Esposito, che non c'è. È al lavoro. Sarebbe stato bello ascoltare proprio lui, però facciamo una cosa, facciamo parlare il più giovane a sto punto. Dai, allora, Alessio Gizzi, giovanissimo, tu sarai ovviamente il fulcro di questo centrocampo, quindi la responsabilità di non far, diciamo, arrivare troppe palle dalle parti della difesa, ma soprattutto servire gli attaccanti e provare ovviamente a fare quanti più gol possibili. Sì, buonasera, proprio perché sono il più piccolo, io prendo esempio da questo gruppo di ragazzi e grazie al presidente ovviamente che mi sta dando la possibilità di giocare in questa squadra che siccome il mio paese non si è formato ormai, non si forma da un paio d'anni e niente, forza Civis. In bocca al lupo, in bocca al lupo sicuramente e l'impegno soprattutto, lo rivolgiamo l'appello ai tifosi del Candela di venire a seguire la squadra nelle partite che inizieranno a fine mese, quindi il campionato inizierà nell'ultimo weekend di ottobre, quindi invitiamo ovviamente tutti i tifosi a seguire questa squadra per e l'Eraclea perché no, per quanto riguarda le gare che si giocheranno sul campo Mitola, indimenticato insomma il nostro ex assessore e consigliere comunale di questa città che ha fatto tanto per lo sport qui a Candela. Quindi ringrazio ancora la linea dei centrocampisti che invitiamo ad accomodarsi per poi ritrovarci qui per la foto di rito, la foto finale. È arrivata la volta invece di chi ha la responsabilità di fare gol, di portare, di fare arrivare i tre punti ogni domenica, magari ci proviamo. Classe 2004, accogliamo Francesco Pio Fierro. Stessa annata per Gabriele Pasciuto. Classe 2002, Gaetano Solazzo. Anno di nascita 1995, Rocco Quaglia. Anno 96 invece Giuseppe Tartaglia, poi ancora il giovanissimo Teodoro Santoro e Antonio Magaldi. Ok, chi di voi, chi è il bomber? Il bomber, il bomber. Allora, il bomber deve parlare per forza perché c'ha la responsabilità. C'hai la responsabilità, quindi alla fine l'anno scorso ti è andata bene, quest'anno vedremo. Allora, solitamente un attaccante bisogna mettere nero su bianco quanti gol pensi di realizzare, più o meno realizzare, spero non sbagliare l'anno. Sbagliare non lo diciamo, spero come l'anno scorso. L'anno scorso ne hai fatti 11. Quest'anno lo superiamo sicuramente. Però proprio perché l'anno scorso hai fatto tanti gol, la società ti vuole omaggiare, ti vuole premiare con il premio di capocannoniere della squadra dello scorso anno. Quindi arrivano le nostre Nicoletta e Clelia per consegnare il premio. Prego a favore di camera, passo in avanti per mostrare il premio, le foto di rito. Applauso, applauso per il nostro Francesco Fierro. Che con la promessa di fare più gol dell'anno scorso, quest'anno insomma, sicuramente porterà avanti la Civilis Candela. Quindi questa è la dimostrazione che la Civilis, oltre ad aver raggiunto il premio della Coppa Disciplina, ha anche un ottimo bagaglio tecnico da mettere in campo, presidente. Quindi l'impegno a cercare di far bene. Sì, sì, assolutamente, anche perché io personalmente sono molto pignolo nell'ambito
tecnico, essendo stato anche allenatore in passato, quindi a maggior ragione voglio che loro mettano in campo quelle che sono le loro qualità, e io sono convintissimo che il mister Romano, che conosco, a cui mi lega grande stima, sono stato anche un suo calciatore in passato, sono certo che lui riuscirà a tirare fuori il meglio da questi ragazzi, e sempre nell'ambito ovviamente dell'educazione e del rispetto. E voglio un attimo aprire una parentesi: questa coppa va anche in certo senso riconosciuta a tutte le famiglie di questi ragazzi, perché il rispetto e l'educazione parte prima dalle case, quindi significa che un paese, Candela è un paese da questo punto di vista che ci tiene all'educazione dei propri ragazzi, nelle famiglie si parla, ci si confronta, e devo dire che posso veramente testimoniare che ad uno parliamo di ragazzi con principi sani e veramente dei bravi ragazzi, e questo fa onore a loro non solo nel calcio ma proprio nella vita in generale, ecco. Io direi che quello che hai appena detto fa onore anche al calcio, perché molto spesso purtroppo si vivono situazioni poco felici, invece questa è una realtà che lo dimostra con questo riconoscimento e con l'impegno e con le parole di questa società, e quindi auguriamo soprattutto di portare in alto il nome di Candela prima di tutto eticamente e poi ovviamente anche in ambito sportivo. Detto questo, io direi che è arrivato il momento della foto di gruppo tutti quanti, quindi invitiamo con ordine tutti quanti i calciatori, lo staff tecnico, lo staff dirigenziale a raggiungerci per la foto di gruppo con, diciamo, questa parte conclusiva della serata. Ci predisponiamo per la foto per poi ovviamente andare a concludere la serata, poi ci sarà una seconda parte ovviamente di questo evento. Ci predisponiamo per la foto di rito. Grazie ancora a Francesco per le foto. La diretta su Play News 24 che ovviamente stiamo condividendo con piacere, con l'emozione ovviamente di vivere una stagione che speriamo sia quanto più importante possibile per questo appuntamento iniziale della stagione. Ok, allora direi che siamo alle battute finali, quindi ovviamente la serata qui per noi ovviamente continuerà. Noi invece vogliamo ringraziare chi ci ha seguito anche in diretta finora, quindi ancora diciamo ringraziamo chi ci sta seguendo su playnews24.com. quindi presidente, abbiamo detto tanto, adesso è il momento di lasciare ovviamente la squadra prepararsi per la stagione, la preparazione è iniziata, stiamo lavorando tanto e auguriamo magari di rincontrarci a fine stagione facendo il bilancio di quest'annata, che speriamo sia quanto più felice possibile. Spero sia un bilancio altamente positivo, Luca. E voglio ringraziarti anche personalmente per aver presentato questa bellissima serata, come devo ringraziare anche i proprietari di questo locale bellissimo, Franco che è un amico e che ci ha messo a disposizione la sala e ci permette, come ci ha permesso anche con Eraclea, di svolgere queste presentazioni che comunque sono piccole cose che però fanno sentire i ragazzi, lo staff, i tecnici, dei professionisti in un certo senso, anche se parliamo di calcio dilettantistico, però creare queste piccole manifestazioni in queste realtà come Candela è un qualcosa che resta negli anni e che fa piacere comunque un po' a tutta la comunità e anche al territorio locale, ecco. Perfetto, noi avremo piacere ovviamente di raccontare le gesta del calcio qui a Candela, così come seguiamo spesso il territorio con Play News 24. Vi auguriamo di trascorrere una felice serata per questa seconda parte e soprattutto una grande stagione sportiva. Ancora in bocca al lupo e forza Civitas Candela!